Hola a todos vapers e bentornati nel mio angolo dello svapo. Qui come sempre c'è il vostro DJ Vise. Quest'oggi siamo tornati con un prodotto MTL, la Reload Vapor. Un bel po' di tempo fa, ahimè, quando ero ancora malato e prima della pandemia, mi ha mandato il Reload Vapor MTL, questo atomizzatore color oro molto interessante per chi cerca un prodottino dal tiro stretto ma semplice da rigenerare. Io direi di passare alla mirrorless, poi svapatina e chiacchierata finale. E da tanto che ho questi prodotti finalmente riesco a mostrarveli. Parliamo oggi di Reload Vapor, ragazzi. L'atomizzatore è già qui fuori, vediamo cosa c'è nella scatola. Ovviamente all'interno della scatola abbiamo il vano e il vetrino di ricambio, pin sostitutivo OR e viti di ricambio. Direi di correre verso l'atomizzatore MTL, che è questo qui, ragazzi. Un'altra particolarità di questi prodotti qual è? È che non si vedono anche qui le prese dell'aria, quindi cosa molto interessante, perché eviteremo di farlo pisciare in continuo. Ok, lo apriamo ed ecco qui il nostro drag. Vediamo le prese dell'aria sottostanti con quei forellini minuscoli che ci sono presenti, e lateralmente troviamo le due asole dove andremo a mettere il cotone. Ragazzi, devo dire che il deck è veramente un ottimo deck, molto semplice da rigenerare. Non ci metterete molto, c'è abbastanza spazio di manovra, quindi si può anche rischiare una coil da 2,5 ml come diametro. E direi che è veramente molto semplice da rigenerare, quindi potrebbe essere anche un buon prodotto nel caso vogliate iniziare a rigenerare. L'unica cosa da stare attenti è la cotonatura. La parte, la fascia che troviamo qui lateralmente, andremo ad accedere ai fori dell'aria. Quindi i fori dell'aria sostanzialmente sono alti e nascosti, cosa molto molto interessante. Arriviamo a questo punto e ci sono 4 fori dell'aria, quindi potete scegliere tra una composizione super ariosa o, in alternativa, se voi lo tenete praticamente tutto completamente chiuso, riuscirete comunque a svapare ed avrete un tiro nettamente contrastato. Sulla campana inoltre vediamo il marchio Reload Vapor. Se noi svitiamo, ragazzi, dove c'è la parte alta, accediamo ovviamente alle asole per riempire il liquido, e potremo anche svitare completamente la regolazione dell'aria e vediamo i fori che sono tutti uguali, dello stesso diametro. Ragazzi, è una cosa abbastanza innovativa, mi piace molto questa gestione dell'aria perché mi ci sto trovando veramente molto molto bene. E ora direi di andare a rimontare il tutto, quindi compreso anche la parte superiore, il drip tip e anche il vetrino. Gli OR, ragazzi, fanno una tenuta impressionante, veramente ottimi questi OR. Non si sono ancora mai rovinati ed è veramente un ottimo atomizzatore. Penultima cosa, anzi ultima cosa e poi passiamo a rigenerazione. Vediamo che la Reload Vapor ha rinominato questo prodotto MTL, quindi molto semplice da trovare. 22 mm, marchio CE, divieto di smaltimento, numero di serie e marchio Reload Vapor. Io ora, ragazzi, direi di passare alla rigenerazione, poi svapatina e chiacchierata finale. Ragazzi, allora parliamo di questo Atom, veramente secondo me eccezionale. La capacità è di 3 ml, non di 2 come ho detto prima. Vi posso garantire che è un prodotto secondo me sbalorditivo. Lo sto utilizzando su una BF, ma quelli sono dettagli. Con la resistenza abbiamo ottenuto una 0,85 ohm all'incirca, a me piace un tiro bello strong. E quella che ho utilizzato è una coil da 2,5 mm. Testiamolo a 17,5 watt.
Ragazzi, la regolazione dell'aria mi fa impazzire. Ovviamente all'interno ho messo il mio Old School in collaborazione con la Royal Blend, perché è il tabacco col quale devo, diciamo, valorizzare e capire bene come rendono questi prodotti. Tra l'altro l'ho utilizzato con un altro tabacco che a me piace moltissimo, che è il Pitbull Tabacco della Fashion Vape, e posso garantirvi che questo atomizzatore, con la regolazione dell'aria che hai a seconda di come lo rigenerate, può valorizzare varie tipologie di tabacchi. Io in questo caso percepisco veramente parecchio la nota del miele. E poi arriva la nota in retrogusto di tabacco. Principalmente va a valorizzarmi molto molto il miele, quindi valorizza un pochettino le note cremose, le creme, se utilizzate un tabacco secco come il mio Old School. Però ragazzi, in resa aromatica, vabbè che ho usato delle Waffle Coil, però in resa aromatica è sbalorditivo. Ah, in resa aromatica gli posso dare un 8,5. Semplicità di generazione gli posso dare un 9, perché è veramente molto semplice. La cosa bella che hanno fatto è il drip tip in ultem, che ragazzi non scalda nulla, ma come tutto l'atomizzatore, anche se utilizzato comunque in wattaggio un po' più spinto. Quindi prima lo stavo utilizzando a 17 watt, l'ho rimesso a 17. Impressionante ragazzi, a me piace da impazzire questo atomizzatore ed è secondo me un Atom che merita di essere provato. Non costa neanche tanto, se non erro sui 30 euro, è molto semplice da rigenerare. Avete visto il cotone come l'ho fatto io? In questo caso vi garantisco che non è entrato neanche una goccia nel deck, quindi non gorgoglia, non fa come l'acqua della pasta, ma bensì il cotone riesce sempre ad essere impregnato e non ha problemi di andare in secca. Quindi la cotonatura, secondo me, come l'ho fatta io, è perfetta. Volevo provare un'ultima cosa prima di dare un'ultima valutazione su questa presa dell'aria, che è aprirla tutta e provare cosa viene fuori. Se utilizzate, se vi piace utilizzare resistenze un po' più altine come ho fatto io, e provate una zappata con tutta l'aria aperta, vi posso garantire che può risultare quasi un flavor molto stretto. E nonostante io abbia svapato a 25 watt, l'atomizzatore è ancora bello ghiacciato. Personalmente la presa dell'aria è quella che mi piace di più, quella, la particolarità che mi piace di più di queste tipologie di prodotto, e onestamente quella anche che mi ha sbalordito di più. Inizialmente è ottimo, perché sembra veramente non avere presa dell'aria. Se poi andate a svitare leggermente, quindi basta anche lasciare un minimo di spazio, avete un tiro super contrastato e allo stesso tempo va a valorizzare molto la nota mielosa, quindi la parte della crema. Se invece lo utilizzate con tutta l'aria aperta, risulta quasi un tiro da flavor. Ma attenzione, avendolo provato con un latakia allo yogurt, ma avendolo provato anche con un latakia e yogurt al mirtillo, posso garantirvi che con i tabacchi più strong come il latakia è un atomizzatore devastante. Vi dico questo perché ultimamente sto svapando questa tipologia di latakia e non ho trovato ancora un atomizzatore a basso prezzo che riesca a valorizzare latakia come questo. Secondo me con latakia, quindi tabacchi strong anche aromatizzati, valorizza molto la nota del tabacco e riesce ad agglomerarla perfettamente insieme alle note cremose. Se invece è un semplice latakia, come ho provato anche quello, valorizza molto la nota legnosa e strong del latakia. Quindi secondo me questo principalmente da utilizzare con tabacchi come latakia, quindi belli carichi.
E che altro dire, ragazzi, che se avete e non sapete cosa comprare con 30 euro, un bel prodottino è quello della Reload Vapor, si chiama Reload Vapor MTL ed è un prodotto validissimo e anche semplice da rigenerare, quindi perfetto anche per gli entry level che si stanno affacciando ovviamente al mondo del rigenerabile. Ma raga, che altro dire, che dal mio angolo dello svap è tutto, il vostro DJ Vise conclude, quindi va a dirvi che se vi è piaciuto il video lasciate un bel mi piace, condividete il video e condividete il canale. Dal mio angolo dello svap è tutto, il vostro DJ Vise conclude, va a dirvi buona giornata a tutti, ciao raga!